Cosenzano di Roma si erge nell'area Lanovina dei Colli Albani, sul versante esterno del cratere vulcanico del lago di Nemi. Sono due le ragioni per cui Genzano è particolarmente rinomata: l'infiorata, ossia la storica manifestazione che dal 1778 si svolge ogni anno la domenica del Corpus Domini, richiamando migliaia di turisti, e il suo pane casareccio IGP, prodotto da antichi forni e caratterizzato dal contrasto tra la croccante crosta esterna al cruscello di grano e l'interno morbido e spugnoso. A settembre il paese s'accende della festa che lo celebra, durante la quale questo pane speciale viene servito ai visitatori sotto forma di gustose bruschette ed accompagnato dai vini DOC della zona. L'infiorata di Genzano nel 2011 è stata riconosciuta dal Ministero del Turismo Patrimonio d'Italia per la tradizione, quale espressione della capacità di promuovere il turismo e l'immagine nazionale e di valorizzare la storia e la cultura del territorio, con un'interpretazione adeguata ai tempi di oggi. La storia di Genzano ha visto come protagonista la nobile famiglia Sforza Cesarini, che dal 600 ne trasformò l'aspetto urbanistico erigendo l'omonimo palazzo e il bel giardino romantico ottocentesco che si affaccia sul lago di Nemi. Il borgo è inoltre ricco di belle chiese: Santa Maria della Cima, Santissima Trinità, San Francesco, Santissima Annunziata. Proprio a Santa Maria della Cima, considerata dai genzanesi il Duomo Vecchio, si arriva risalendo via Livia, oggi via Italo Belardi, strada dell'Infiorata. A marcare l'inizio della scalinata Costa Maratti per Santa Maria della Cima, le fontane clementine, scolpite a fine Settecento da Virginio Bracci, figlio di Pietro Bracci, noto per aver scolpito i gruppi centrali della Fontana di Trevi di Roma. Queste fontane acquistano particolare valore scenico per il loro posizionamento come quinte teatrali che incorniciano il fondale della chiesa sulla sommità della via. La loro collocazione proprio in cima alla via principale della città di Genzano, via Livia, è un esempio della sensibilità settecentesca per l'arricchimento della scena urbana attraverso monumenti discreti e preziosi. Denominate anche fontane gemelle, sono composte da un bacino a forma di sarcofago, un rilievo raffigurante un mascherone bacchico da cui getta l'acqua, con girali e grappoli d'uva, e un'edicola con le epigrafi dedicatorie per i papi Clemente XIV per la fontana di destra e a Clemente XIII per quella di sinistra. Genzano è un piccolo diamante dell'immenso patrimonio del Lazio. Noi vi consigliamo, nel caso in cui non lo aveste ancora fatto, di visitarlo al più presto per scoprirne cultura e bellezze, per godere delle sue tradizioni secolari e per assaporare il pane che porta il suo nome e che è ormai famoso nel mondo. We'll be right back.